mi trovo a Londra in questo momento, in un college dorm, qualcosa del genere. Belli questi capelli. Non ho niente di speciale, in realtà è un hotel. Io su Booking l'ho prenotato come hotel. Però è letteralmente un college. Piccola premessa. Questo video è la seconda parte di tre video che usciranno a tema Londra. Quindi ecco, io ci riprovo. Se vi va, iscrivetevi, così non ve li perdete. Ok, possiamo continuare. Vi dico soltanto che scendendo dalla mia stanza questo è quello che c'è. Questo è tipo un'area comune dove si può giocare. C'è il biliardino. Tra l'altro, guardate che schifo. È tipo una blatta finta, sboccato. Chi cazzo l'ha comprata sta roba? Poi abbiamo una calcolatrice abbandonata. Un quaderno altrettanto... Oh, che cos'è? Forse è qualcosa della manutenzione, forse non dovrei toccarlo. Ok. Poi abbiamo un biliardo. C'è un ping pong. Inutilizzabile perché c'è un botto di roba qua, tipo storage. E poi un botto di sedie, ma tipo un botto di sedie. Assurdo. Comunque, come vi ho detto nell'ultimo video, sono qui a Londra per vacanza e per vedere mia cugina. Però mia cugina l'ho vista e la rivedrò nel corso della vacanza. Quindi sono libera di fare quello che voglio. Io in realtà qui a Londra sono venuta un sacco di volte. Quindi tutte le cose principali che volevo vedere le ho viste. Ok? Quindi l'obiettivo è fare quello che mi sento così, a caso, e divertirmi. Andiamo. Che si chiama Bread Ahead. Ogni volta che vengo a Londra ormai è tipo tradizione per me venire qui. Mi piace un botto perché fanno un cinnamon roll a forma di muffin, tipo. Che raga, non mi delude mai. È tipo una certezza nella mia vita ormai questo cinnamon roll. Comunque la colazione è fondamentale, quindi dovevo farla. Io colta oggi, io mi sono sentita colta stamattina. No, non è vero, la verità è che il tempo fa veramente schifo. Nel senso che c'è un botto di vento. E ho detto, vabbè, mi butto in un posto chiuso. Vicino dove ho fatto colazione, circa una ventina di minuti a piedi, c'era questo museo. E vabbè, le recensioni sono stupende. Ed effettivamente è una gran figata e sono appena entrata. Mi sento una notte al museo. Sapete, entrando in questi musei in realtà mi viene una sorta di nostalgia. Sto per dire una cosa pazza, ma nostalgia di scuola. Nel senso, all'epoca mi faceva schifo studiare. Non è che mi faceva schifo, però tipo non mi andava di studiare, ok? Mentre invece adesso guardo queste cose e dico, che bello sarebbe sapere di più. Che bello sarebbe stato essere più matura da bimba per capire che queste cose effettivamente è bello saperle, ok? La conoscenza è bella. Questo sembra un discorso da pazzi adesso in mezzo a un botto di gente. Però non lo so, questa cosa mi viene sempre mentre sto nei musei o in posti di cultura. Se ha senso. Mi sento una stupida. Vabbè, vado a farmi una passeggiata. Ok? Ok. Sono appena entrata nella stanza dei minerali e sono scioccata. Raga, non pensavo potessero essere così tanti
e così diversi. Questo colore è troppo bello. Troppo, io che vado in giro per il museo di storia naturale dicendo che bei sassi ragazzi, guardate, guarda che bel sassolino. Questo è palesemente un kiwi fossile, questa una pala di vetro, questo sembra muschio secco e questo muschio ammuffito, cacca di pecora, questo è palesemente la benzina quando ricade dal benzinaio, questo non so perché ma mi viene voglia di mangiarlo. C'è questo gioco interattivo dove praticamente tu devi scegliere se è un dinosauro o no. Iguana direi di no. No. Palesemente. Godo. Sì. Non so neanche leggerlo. Godo. No, secondo me è un rettile. Non so neanche leggerli. Sono troppo fa. Ah, però non è un rettile. 3 su 3, bitch. Avevo letto Pitasaurus e onestamente sarebbe stato perfetto. Troppo io. Letteralmente io se fossi un dinosauro. Ora non so che fare. Vabbè, ovviamente sono andata a mangiare. Sono andata in questo posto super carino che si chiama tipo Joe and the Juice, qualcosa del genere. L'avevo visto su TikTok un sacco di tempo fa da una tipa americana e parlava di questo tunacado, che è sto panino con mousse di tonno, avocado, pomodori, pesto vegano e basta, mi pare. E raga, era veramente troppo buono. Ah, dopo il pranzo ha iniziato a diluviare. Niente di nuovo, nel senso sto a Londra, quindi me l'aspettavo che a un certo punto avrebbe piovuto. Sono andata a comprare un ombrello, ho preso quello che costava di meno e si vede. Nel senso che non si chiude. Si apre, ma non si chiude più. Hola. Purtroppo ho comprato questa cosa e non si chiude. Cioè, in realtà adesso ci sono riuscita, però non so se ci riuscirò più a chiuderlo perché è mezzo sgangherato. Non lo so. Vabbè, sti cavoli. Con il mio ombrellino sono andata da mia cugina. Ho salutato il piccolo Manfredi. Mi sono innamorata, mi sta troppo simpatico. Fa delle facce buffe e dei versi buffi. Lo adoro. E adesso sono qui nel mio hotel. Comunque mi sono riposata un po' e adesso mi sto preparando per uscire di nuovo. Non si molla un cazzo. Dovete sapere che l'ultima volta che sono venuta qua a Londra sono andata a vedere un musical. E io non sono per niente un amante di musical, ok? Non lo so, non mi ispirano. Ma io vi giuro che quello che ho visto qui a Londra non l'avevo mai visto. Ed è stata un'esperienza incredibile. È stato emozionante, ero felicissima. Sono uscita super estasiata e quindi volevo troppo ritornarci. E mia cugina mi ha consigliato quest'app che si chiama, non ve lo dico perché magari vi serve pure a voi, non lo so se vi possono piacere queste cose. Si chiama TodayTix. Vi fa vedere tutti gli spettacoli. Non siete niente. E vi fa vedere tutti gli spettacoli che ci sono a teatro nella città che scegliete voi, insomma. Ovviamente io ho messo Londra e ho prenotato un biglietto per il Moulin Rouge. Sono super contenta. Avevo chiesto a mia cugina di venire con me, soltanto che purtroppo giustamente deve stare col piccoletto, quindi mi toccherà andare da sola. Però onesta, non, a me non preoccupa questa cosa, anzi quasi mi gasa come esperienza. Boh, sicuramente anche il fatto che parlo tanto alla telecamera e comunque mi sfogo aiuta. È come avere qualcuno alla fine, mi fate un sacco di compagnia. Voi non lo sapete, pensate che io sia quella che fa compagnia a voi, ma è letteralmente il contrario. Siete voi che fate compagnia a me, perché sto lì a chiacchierare, chiacchiero e passa il tempo ed è una figata. Io non scherzo quando dico che per me voi siete come degli amici. Lo penso veramente. Io ho un problema con il blush, ragazzi, Ho veramente un problema con il blush. Non riesco a smettere. Mi piace un botto. A questo punto io finisco di prepararmi e a brevissimo vado. Come si chiama il posto? Piccadilly Theatre. Ci sono alcune parole che non riesco a pronunciare, tipo theatre. Non so se l'ho pronunciato bene. Vabbè, comunque.